Per i ragazzi dell'istituto è un momento importante perché hanno modo di toccare con mano quello che passa, diciamo, quasi sempre in televisione, e quindi hanno modo di contattare personalmente chi nello sport è riuscito ottenendo successo e grandi prestazioni professionali. Cosa si sente di dire anche lei ai ragazzi della sua scuola? Ma io mi sento di dire di imitare questi modelli che rappresentano i giocatori del Pescara Calcio, e possibilmente di imitarli nella parte migliore, che è quella del successo personale, del rispetto delle regole, della professionalità. Questa è l'introduzione del preside Piero Buzzelli dell'ITIS Maiorana di Avezzano. Con le nostre telecamere noi abbiamo documentato la mattinata con i giocatori del Pescara, che hanno firmato autografi, scattato foto con i tantissimi ragazzi dell'istituto, e naturalmente si è parlato di calcio, si è parlato di Lecce Pescara, si è parlato del big match con il Palermo. Insomma, Gas, lo sai che sei mancato tanto a questo Pescara, sì? A me mi ha mancato pure il campo e l'essere con i compagni, perché diciamo che vivo per questo e mi ha mancato anche. Come stai adesso? No, adesso bene, ieri sono rientrato col gruppo, quindi diciamo che il percorso dell'infortunio è già passato e adesso pensare a Lecce. Ma cosa ti è successo? Adesso ce lo puoi dire dopo che è passato quasi un mese? No, niente, è un problemino che portavo da parecchio tempo, e la partita col Benevento, il giorno prima ho provato dei rigori e ho sentito una fitta sull'adduttore, però pensavo che fosse solo una contrattura, invece ho giocato la partita e a fine partita ho sentito fastidio più del normale e ho fatto la risonanza, c'era una lesione. Quindi. Lecce adesso, Lecce sicuramente sarà in campo, questo ce lo confermi perché già sei rientrato con il gruppo? Sarò disponibile ovviamente, poi sta al mister a decidere se si farò parte da... L'hai scontato? No, vabbè, vediamo dai, sono pronto ovviamente e vorrei dare una grossa mano alla squadra. Lecce Palermo, in 72 ore si decide tanto, vero? Sì, più che altro è la prima, con Lecce è fondamentale dare un segnale importante anche... Alla classifica. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo Gas, sul campionato del Pescara. Da capitano tu ti senti di dire proviamole a vincere tutte e due per puntare alla diretta, oppure restiamo concentrati sul traguardo playoff? La cosa è che noi fuori casa facciamo un po' di fatica a fare punti, e questo ci sono i dati, però sicuramente la squadra ci crede e vogliamo comunque fare un campionato da protagonisti. Adesso abbiamo la possibilità di affrontare due squadre che comunque sono importanti e magari ti danno qualche cosa in più, perché sono partite, diciamo, di alta classifica, quindi speriamo di far bene della partita di Lecce, fondamentalmente perché è quella che dopo ci fa in casa fare meglio. Magari con Bruno puoi anche giocare più vicino alla porta da mezz'ala. Ma dipende dal mister, non dipende da me. Io in passato ho fatto trequartista, ho fatto mezzala, quindi no, non è un problema la mia soluzione in campo. Senti, l'ultima proprio Gas, siamo ad Avezzano, da capitano il messaggio che ti senti di mandare a tutti questi ragazzi che vi hanno accolto in maniera straordinaria? No, bellissimo, bellissimo vedere i giovani che ci hanno come idolo, giocatori o persone del referente, è bello che con un sorriso puoi fare felice a tante persone. Campagnaro, domanda d'obbligo, come stai? Bene, bene, sto ancora un po' con fastidio al flessore, però la settimana viene bene, sto migliorando giorno a giorno, per la prossima settimana iniziare con la squadra. Ecco, ci sono due partite fondamentali, la trasferta di Lecce il 31 e poi l'infrasettimanale con il Palermo. Le punti entrambe o magari una delle due? No, ma adesso sto vedendo il recupero, che vada tutto bene, poi mi metto col gruppo, lavoro, e poi se deciderà il mister quale è meglio fare, se una, l'altra, se tutte e due, sicuramente ci aggiorneremo lì dopo le partite per vedere come è meglio comportarsi. Comunque sei ottimista per il rientro a Lecce?
Sì, sicuramente, perché è una partita importante e io sto puntando su quella lì per rendermi disponibile. E poi quello che succede lo vedremo più avanti. Che campionato deve fare da qui fino alla fine il Pescara, secondo te? Ma adesso dobbiamo essere tranquilli, fare il gioco nostro, che lo facciamo meglio quando siamo tranquilli, senza pressioni. Abbiamo fatto finora un ottimo campionato, bisogna tenere conto di questa cosa qua e ci dà la forza per giocare più tranquilli e fare il nostro gioco al meglio. Obiettivo Serie A diretta, obiettivo playoff secondo te? Ma no, l'obiettivo è adesso il Lecce, quella partita lì, poi vediamo, adesso siamo lì, bisogna puntare a fare qualcosa di buono, però ancora sarebbe presuntuoso dire puntiamo alla Serie A o qualcosa. Andiamo piano piano e vediamo cosa succede adesso nelle prossime partite. Tutti questi ragazzi della scuola, cosa ti senti di dire? No, niente, adesso siamo venuti a fare questa visita qua ai bambini a scuola e parlare un po' con loro, così ci possono anche conoscere meglio anche noi loro e niente, una bella iniziativa. Frank, tanto tempo che non ti vediamo in gruppo, intanto come stai? Adesso sto bene, grazie. Quando pensi di poter rientrare con la squadra? Ancora un paio di settimane, una settimana magari posso rientrare. Quindi diciamo che Lecce e Palermo è difficile? Un po' difficile, sì. Ma cosa ti è successo? Strappato il polpaccio. Ecco, e come ti sembra che sta la squadra adesso? La squadra si sta lavorando bene ogni settimana, quindi speriamo quello che abbiamo fatto in settimana di portarlo in partita. C'è tanto entusiasmo qui ad Avezzano, i ragazzi delle scuole felicissimi di vederti, cosa ti senti di dire? E niente, è un'emozione tornare qua, visto che noi abbiamo passato pure le scuole, quindi sono emozionato. Ti vediamo un po' sorridente, vicino il rientro in campo. Sì, esatto, siamo quasi. Lecce e Palermo, Andrea, si decide molto del futuro del Pescara, parlando di promozione diretta. Sì, tantissimo, però non è neanche un crocevia, il solo crocevia di questo fine campionato, quindi dobbiamo affrontarlo con la solita serenità e consapevolezza ai nostri mezzi. Firmeresti per due pareggi? No, mai. Uno a Lecce e una vittoria col Palermo, dai, questo sì. Ma sì, dai, però il cuore mi dice, la testa mi direbbe di sì, ma il cuore mi dice di no. Non mi piace giocare per il pareggio, voi lo sapete come la penso, cerco di trasferire il mio modo di pensare ai ragazzi, che insomma anche un po' pescarese in questo, nel senso che non ci si deve accontentare, bisogna agire e andare all'attacco, poi chiaro. Mettendoci tutto noi stessi, il risultato poi viene di conseguenza. Chiedo un'ultima cosa, Andrea, tu che vivi lo spogliatoio ogni giorno, passata un po' la delusione per la prova non positiva con il Cosenza, che atmosfera si respira? Sì, direi che il mister è stato molto bravo a lasciare un pochettino le briglie, insomma è stato un periodo stressante per i ragazzi dove non abbiamo fatto praticamente mai pausa e abbiamo fatto delle gare parecchio importanti. In questa settimana la squadra si è divertita con dei tornei, con delle gare di non so, calcio tennis piuttosto che altro, e i ragazzi hanno un po' ritrovato la serenità e la giusta tranquillità, insomma.